Siamo qui con Sergio Chiamperino per rivolgerle alcune domande. Ecco, quello che ci proviamo a sapere è se c'è posto in futuro per noi giovani nella politica, dato che è così difficile, diciamo, accedervi, e volevamo sapere cosa ne pensa. Ma penso che il posto c'è per ragioni fisiologiche, perché è chiaro che invecchiando quelli come me prima o poi o muoiono o vanno in pensione, quindi c'è, è chiaro che gli spazi si creano. Però bisognerebbe che non fosse solo un ricambio fisiologico, allora perché non sia così bisogna che i giovani si facciano largo con delle idee e non, diciamo, cercando qualche padrino che li faccia crescere. E invece questa generazione, oltretutto, ci chiediamo, sarà in grado poi di prendere le redini, di riuscire a portare quei cambiamenti di cui c'è bisogno? Perché adesso ci sono molte manifestazioni, ma saremo in realtà in grado poi di prendere le redini o no, secondo lei? Ah, io sono tendenzialmente fiducioso, perché penso che ci siano sempre più risorse, più energie, diciamo, di quelle che si vedono a occhio nudo, no? Come si dice, e per questo in particolare per i giovani, che tendono a non, diciamo, ad avere meno possibilità per esprimerle. Io l'unica cosa che dico, bisogna appunto cercare di fare quello che un tempo si sarebbe chiamato la battaglia delle idee, ammesso che delle idee ci siano, ma è questo il licrodus, si direbbe, no? Cioè, non c'è altra strada. Compito nostro è quello di creare condizioni perché questa battaglia delle idee possa avvenire. Bene, allora lei è alla fine della sua carica, insomma, di sindaco di Torino, e adesso ci saranno le elezioni a breve. Cosa si aspetta? Quali sono le sue aspettative riguardo al nuovo sindaco? Cosa le sue, insomma, speranze anche? Vabbè, sa, chiesta a me è una domanda un po' retorica, perché è chiaro che io sono schierato, ho sostenuto un candidato che è Fassino, perché penso che per una ragione di fondo, perché dato che credo ci sia una visione della città molto comune, molto simile, che affonda gli anni appunto in un confronto di idee che ha delle radici. Penso che da questo punto di vista possa esprimere una continuità, che ovviamente non vuol dire poi con stessi comportamenti, stesse opinioni su tutto, eccetera, però vuol dire una visione comune di città su cui lavorare.